L'uomo si trovava all'interno dello stabilimento Ilva di Taranto. L'operaio è morto quasi sul colpo. Sono partecipato agli scioperi, le cose non cambieranno mai. Che cosa facciamo qua? Basile, questa qua è attività sindacale. A canciota la musica, sindacale! La spostiamo. E mi spostate in acciaieria. Ma io questo non posso firmarlo, sono un informatico. Aldo Ormanazzi, dove sta? Voi l'avete promosso, l'avete messo là, dove si porterà a casa lo stipendio senza fare niente tutto il giorno. Alla faccia di quelli come me che si fanno un mazzo così. Ma tu ci vuoi andare pure tu a... A grattarti le palle tutto il giorno, pure te. Alla LAF mi mandate? Però mi devi dire tutto quello che succede là dentro. A disposizione. Ti manda la LAF. Taranto, la tua storia, la tua vita, la tua terra, come nella canzone finale, forse da te ci si aspettava un film da un altro punto di vista, quindi sono interessata al fatto che tu abbia scelto questo punto di vista, questo ragazzo, questo Caterino. Come è nata questa scelta? Allora, nasce dal bisogno di raccontare una storia da almeno due punti di vista. Io sono a conoscenza della storia della Palazzina Laff da quando è nata la Palazzina Laff, perché negli stessi anni io decidevo di trasferirmi a Roma. E il racconto che mi veniva fatto della Palazzina Laff era il racconto di lavoratori che meritavano di essere puniti, lavoratori a cui non andava di lavorare, lavoratori che si lamentavano di non far nulla pur percependo uno stipendio molto, molto ambito. E questi racconti erano racconti fatti dagli operai, da mio padre, da mio zio, dagli amici di famiglia, da quella classe operaia che non accettava il fatto di vedere dei lavoratori guadagnare senza far niente, perché probabilmente non capivano la difficoltà e la tragedia del non far nulla. Ecco, per me era importante questo. Perché sentire invece la storia raccontata dai diretti interessati e quindi dai confinati è tutta un'altra storia. E quindi all'interno della palazzina, di questo luogo, fare incontrare Caterino con i lavoratori che difendono la propria idea di lavoro, mentre lui non difende affatto la propria idea di lavoro, perché la sua idea di lavoro è l'idea di una schiavitù, è l'idea di un ruolo di un relegato messo in un reparto dove è costretto a respirare carbone, a mangiare carbone, ad ammalarsi, a morire. Nonostante questo però, e qui la critica mia personale nei confronti della classe operaia che non è andata in paradiso affatto, che ha perso coscienza, ha perso identità, ha perso cognizione di causa anche, beh, è la critica verso una classe operaia che come Caterino decide di schierarsi dalla parte del carnefice piuttosto che dalla parte della vittima, preferisce mostrarsi come la parte forte, chi il forte piuttosto che il debole. Ecco, questa è la mia critica personale nei confronti appunto del sindacato, della classe operaia, del lavoratore che oggi difende o crede di difendere il proprio posto di lavoro, ma piuttosto invece è a casa senza far nulla e in cassa integrazione, quindi nella stessa condizione, certo, dei lavoratori della Palazzina Laff. Ma se lei era l'oggetto di questa richiesta, perché non trasferirono anche lei alla LAF? Perché in quanto delegato sindacale io non potevo essere oggetto di simili trattamenti. Per liberarsi di me dovevano per forza cogliermi in fallo. Qual è la motivazione che Basile le ha dato per questo trasferimento? Mi disse: non c'è più posto per te come impiegata. Se vuoi continuare a lavorare in questa azienda, devi trasformare il tuo contratto di lavoro da impiegata a operaia. Muore
muore, la, muore l'idea di politica di rappresentanza, muore la rappresentanza con l'avvento del privato. Le sentiamo un po' nel tecnico, ma quando l'Italsider è passata da pubblica a privata ed è diventata Ilva, è morta la rappresentanza. Il sindacato non ha più rappresentato una classe, la classe operaia, ma ha cominciato a determinare le scelte aziendali, e quindi si è creata una strategia della tensione, una vera e propria gladio all'interno di quell'azienda, che ha permesso ai più furbi di arrivare ad occupare i ruoli più importanti. Questo film parla di quello, vuole raccontare quello che succede all'interno di un'azienda e che noi non siamo abituati a sentire. Noi non conosciamo le storie che si consumano all'interno delle nostre aziende. Noi conosciamo quelle storie solo quando i lavoratori vengono fuori, perché sono costretti a raccontarci la loro storia, perché vengono licenziati, perché quell'azienda sta chiudendo. Ma noi dovremmo chiederci che cosa succede all'interno dell'azienda. Prima era il sindacato, erano i sindacalisti, erano i delegati sindacali che portavano fuori le storie. Invece non è più così. Ed è per questo che nel mio film il sindacato non c'è, ma c'è il sindacalista, c'è l'individualità, perché la mia è la storia, una storia di individualità. Contento tu, eh? Vedrai che poi la nausea ti salirà pure a te. Ma tu lo sai dove stavo io prima? Pioggia. Pioggia che cade. Ma io sono 7 mesi che sto qua dentro, non ce la faccio più. Se mi chiedono di andare a pulire i cessi, li va a pulizzo. Pioggia che cade, che batte sul viso. Pioggia che cade. Le avete viste? Vasile Bastarda e Negriero a me. Tu hai mandato qua dentro del personale qualificato. Che ora tu vuoi mandare a fare gli operai senza che abbiano alcuna competenza, però al posto loro tu ci hai messo gli amici tuoi. Io stilisticamente ho cercato di evitare le soggettive, di evitare tutte quelle inquadrature, quella grammatica delle immagini che ti permette di sentirti dentro in maniera soggettiva. Ho voluto invece un punto di vista molto oggettivo, e quindi ho voluto che la macchina fosse ferma e fosse piuttosto la soggettiva di un macchinario. Il macchinario resta lì immobile negli anni, e quindi ho cercato di raccontare questo, di usare questo tipo di grammatica all'interno della macchina, all'interno dell'azienda, avere inquadrature belle, fisse, ferme, immobili, fuori dall'azienda invece far vivere le immagini. Vi siete mai chiesti come mai accanto alla più grande acciaiera d'Europa non ci sta nemmeno una fabbrica di forchette? Il nostro acciaio serve a costruire la ricchezza di qualcun altro.